Ma io Robert è un giocatore che lo porto nel cuore perché comunque abbiamo insieme ottenuto grandi, grandi risultati. Un ragazzo serio, un professionista, un giocatore di categoria sicuramente superiore. Abbiamo vinto insieme due campionati e lui è stato in quei 2 anni a Frosinone dalla C alla B e dalla B alla A, uno degli artefici, insomma, un giocatore completo che ha una buona visione di gioco, ha un bel calcio, un ragazzo molto, molto serio. Ma questo non lo so, purtroppo lui l'anno in Serie A con il Frosinone ha avuto dei problemi fisici e non ha potuto fare o rendere per quello che voleva. Altre motivazioni per il dopo non lo so perché non ho seguito con attenzione, ho visto che l'anno scorso ha fatto comunque un buon campionato, ma sono sicuro che si rimetterà in gioco perché comunque è sempre un giocatore giovane e ha voglia. Sì, noi a volte alternavamo i moduli e lui si esprimeva bene sia con un centrocampo a 2 che un centrocampo a 3. Magari davanti come play, davanti alla difesa, magari un po' meno come mezzala per le caratteristiche. Saluto Robert, gli faccio in bocca al lupo, gli dico di rimetterci in pista alla grande perché può ritornare a grandi livelli, magari anche con il Pisa.